Passo la mia dignità. Passo il numero delle mie ex. Passo le mie ore di studio. Passo i miei compiti di matematica. Passo il numero dei miei ritardi. Passo la mia voglia di vivere. Passo la mia abilità di fare l'animatrice. Passa, passa. Quante volte l'abbiamo sentito dire sui campi da calcio? E magari c'era quel nostro amico che non passava mai sta palla e andava avanti, provava a scartare, a dribblare, tirava da lontanissimo e si prendeva anche gli insulti degli amici perché sprecava l'occasione. Qualche volta passare la palla è davvero la soluzione migliore. Vuol dire non essere magari il protagonista, ma mettere un amico, un compagno nelle condizioni di fare 100. E allora ne abbiamo sentite. Passo la mia intelligenza, passo il mio impegno, passo le cose che mi appassionano di più. Davvero ne abbiamo sentite tante nei video un po' buffi e un po' simpatici. Allora magari uno può passare anche la propria simpatia, o era serietà, boh. Passare qualcosa che abbiamo, metterlo davvero in gioco, è l'occasione per crescere come squadra, è l'occasione per fare centro anche al di là delle nostre possibilità. In qualche occasione siamo impediti noi a fare quel centro, ma passando e mettendo in gioco qualcosa di nostro, siamo arricchiti noi che passiamo e arricchito chi riceve quel simpatico dono. E come diceva sempre Don Coso, passa, passa sta palla che giochiamo! Ciao, buona settimana di divertimento e di studio nei cortili e nelle aule.